In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Sarà Fratterosa la capitale al quadrato del progetto 50x50 nella settimana che va dal 22 al 28 aprile. La terra elogio della cultura. Questo il titolo del programma che sottolinea il legame con la natura, tema cardine di quest'anno da capitale per Pesaro 2024 e che riscopre storie e bellezze del territorio. Noi abbiamo lavorato sul concetto proprio della natura della cultura e lo abbiamo un po' trasformato sulla terra della cultura, quindi intorno al concetto di terra. La terra come paesaggio, da vivere nelle nostre colline, da fare escursioni, passeggiare, ma anche la terra che da più di 100 anni dà vita alle ceramiche di Fratterosa, le terrecotte, una ceramica d'uso, e quindi abbiamo lavorato per mettere in mostra sia le ceramiche del passato sia le ceramiche attuali. Oggi abbiamo 4 artigiani che si dedicano a questo. Lo abbiamo fatto coinvolgendo chi negli anni 80 e 90 ha lavorato insieme a Fratterosa, grandi nomi come a Pesaro conoscerete sicuramente Franco Bucci, e oggi con Casa Bucci, con la figlia, abbiamo improntato un bel programma di iniziative, e lo abbiamo fatto con Luca Sguanci, figlio di Loreno Sguanci e dell'archivio Sguanci, che ha collaborato con lui in iniziative coinvolgendo anche le nostre scuole a metodo Montessori. Lo abbiamo fatto anche insieme a Mauro Tamburini, che ha firmato con le sue fotografie un libro storico di Fratterosa, e oggi le ha un po' rivisitate nella Fratterosa attuale. La stessa terra con la quale facciamo le ceramiche d'uso di Fratterosa è la stessa terra dove cresce anche il nostro prodotto tipico, che è la fava di Fratterosa, l'unico presidio slow food della provincia di Pesaro Urbino, e quindi troverete, chi verrà troverà nei ristoranti, nelle osterie, troverà piatti a base di fava. Ci saranno laboratori dell'artigianato nelle botteghe, laboratori per la produzione del taccone, che è una pasta che si fa con la farina di fava, e quindi chi viene potrà vedere come dalla terra viene poi lavorato un pezzo e trasformato in un oggetto d'uso, e come viene poi fuori anche un cibo che viene assaporato sulle nostre tavole. Avremo anche durante la settimana un artista, che Meg X, che lavorerà in un'opera sempre fatta con terracotta, e sarà un'opera che poi verrà donata al comune di Fratterosa, un'opera pensata per questa occasione, per Pesaro 2024 insieme a Fratterosa.
Poi avremo spettacoli, concerti, chiuderemo con il concerto di un pianista che da tanti anni collabora con Fratterosa, un direttore d'orchestra, Sigmund Weinmeister, che da 18 anni anima il Santa Vittoria Festival, e l'ultima domenica sarà legata appunto un'anteprima del Santa Vittoria Festival. Ecco, durante la settimana ci saranno tanti eventi, tante iniziative. È un comune che ha una grande tradizione artigiana, una grande tradizione artistica, una grande tradizione storica, ma anche un grandissimo paesaggio, e la natura e la cultura viene interpretata a partire dalla terra, la terra che si calpesta, la terra che si coltiva, la terra della varietà di prodotti agroalimentari, ma anche la terra che ha fatto poi la storia delle terrecotte, tant'è che Fratterosa è con Pesaro e con Urbania, anche nell'Associazione Italiana Città della Ceramica, anche su questo ci legano tanti progetti. Un programma molto ricco, anche molto sfidante, che parte da una storia antica ma anche recente di tanti artisti che in nome appunto delle terrecotte, della ceramica e della lavorazione dell'argilla hanno calcato i selciati di Fratterosa, e anche dell'incontro tra gli artisti, ma anche un'attenzione molto forte alla biodiversità, un'attenzione molto forte alla varietà delle coltivazioni, un'attenzione molto forte all'alimentazione. La favetta di Fratterosa è l'unico presidio slow food della nostra provincia. Allo stesso modo, slow food è riconosciuto negli ultimi mesi anche a particolare strumento di cottura, sempre in terracotta, che verrà quindi anche presentato e fatto conoscere ancora di più ai viaggiatori, ma anche ai cittadini della nostra provincia, in questa settimana così importante e così strategica. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.